Angelo Masia, in poche battute, i progetti per il futuro per rilanciare l'economia di Sardara, legandola ovviamente a questa grande iniziativa. Vi auguriamo di ottenere anche dei risultati, perché poi ci siamo tutti, noi siamo tutti utenti della 131, non è che vi stiamo scaricando l'onere di fare delle battaglie per risolvere i problemi della 131, vi ringraziamo per il vostro impegno. Ecco, gli impegni dell'amministrazione comunale di Sardara per il rilancio dell'economia di questo centro. Noi abbiamo avuto un contributo, un cofinanziamento, c'è regione di 20 miliardi. C'è regione, quindi comunità europea, sì. Per la valorizzazione dell'area termale. Con questi 20 miliardi intendiamo realizzare innanzitutto una struttura ricettiva, un albergo termale, con 100 posti letto. Che cosa ci proponiamo? La concorrenza con l'idroterme? No, assolutamente. L'idroterme fa benissimo la fangoterapia. Non c'è, a quanto dicono i dati, grandi spazi per l'espansione della fangoterapia. Noi non prevediamo in questo albergo la fangoterapia. Loro la fanno benissimo, possono continuare a farla e speriamo di farla meglio, anche in condizioni migliori. Quindi questo albergo punta, noi la chiamiamo alla Beauty Pharma, che è un settore in espansione. Punta al turismo congressuale, perché noi abbiamo un centro congressi già realizzato, sta per essere inaugurato per 350 posti, il turismo congressuale è in espansione e quindi puntiamo moltissimo anche alla centralità geografica di Sardara. Oggi fanno congressi tutti e quindi è importante anche questo aspetto. E poi puntiamo con il resto della somma a disposizione alla sistemazione complessiva. Abbiamo acquisito 40 ettari da sistemare a parco termale, recuperiamo tutta l'asse pedonale delle terme ottocentesche e quindi vogliamo che quell'oasi che c'è oggi nelle idroterme sia un'oasi molto ma molto più ampia. Naturalmente il tutto collegato con la valorizzazione dei nostri beni culturali, del castello giudicale di Monreale, dei beni archeologici con l'apertura del museo, con un collegamento strettissimo con il comune di Villanova Forro, con quello di San Luri, con quello di Arbus. Non abbiamo potuto invitare tutti perché chiaramente lo spazio e così non via, c'è. Perché noi siamo di questo parere, brevissimamente, noi da soli non possiamo farcela, noi certo. Pensiamo che anche l'idroterme da sola non possa farcela, però pensiamo che tutti assieme riusciamo a fare di questa zona una zona che di immagine e di potenzialità maggiore. Dove ci sia lavoro, insomma. Dottoressa Mossa, un altro albergo idroterme, il sindaco di Sardara dice non in concorrenza con voi, ma io vorrei fare una domanda un po' peregrina. Lei da imprenditore che ha già realizzato, da imprenditrice, mi perdoni, che ha già realizzato questo grosso sforzo di avere una struttura anche alberghiera connessa alle terme per offrire un servizio, diciamo un soggiorno confortevole. Lei, in una situazione come questa, investirebbe in una nuova struttura alberghiera? È una domanda peregrina. Io assolutamente no in questo momento, però, prima di rispondere a questa domanda io desidero fare chiarezza su un altro punto, perché su tutti i giornali in questi giorni è apparsa la notizia che il comune di Sardara ha promosso una petizione popolare perché vuole avere una parte della concessione mineraria che è già dell'idroterme, perché vuole sfruttare le acque minerali in questa struttura che deve essere costruita. Io voglio fare una precisazione chiara. Questa struttura, come dice il sindaco e come è scritto in tutte le relazioni ufficiali, non è una struttura termale. Questa è una beauty farm, cioè un centro benessere, dove l'acqua minerale non è necessaria. Nessun centro Meseghe ha la concessione mineraria né usa acqua minerale. Perciò il problema sollevato intorno alla concessione mineraria è un problema del tutto falso. Ecco, io chiarisca falsi senza che io risponda, insomma, io non sollevo problemi falsi. Meglio, la differenza fra beauty farm e cura termale, chi forse vuole intervenire lei? Molto semplice. Sì. Ossia, brevemente perché abbiamo varie in iniziative indubbiamente preziose intorno alle acque devono partire però dal fatto fondamentale: la cura termale è quella che noi teniamo come principale in terapia, che ha un'azione terapeutica. Cioè quella che viene svolta attualmente all'aereo. Quella che viene fatta perfettamente. La beauty farm invece? Beauty farm naturalmente
cerca di introdurre tutta un'altra serie di trattamenti che non c'entrano con il termalismo vero e proprio. Non con il termalismo. Prego, prego, un chiarimento. Abbiamo degli esperti, ecco, molto prego. Semplice. Forse dovevamo precisarlo, non sapevo, io non rappresento la Terme di Sarda, parlo pro veritate, certo. È il momento, lo posso dire. Prego. Allora, in modo sintetico, in Italia affinché si abbia una cura termale, ecco, una cura termale, fangoterapia, inalazioni, irrigazioni, quello che è cura idropinica, è necessario avere... L'idropinica sono le acque che vengono... Che si bevono, certo. Avere nell'ordine... Io lo dico dall'alto verso il basso, dal basso verso l'alto, eccetera. Allora, per il fatto che queste acque fanno bene all'uomo, l'Italia nel 1927 disse: oh, che bella cosa, ne faccio delle miniere, patrimonio indisponibile pubblico delle regioni. Scusi, dottore, nel 1927 con un decreto. Scusi, sindaco, con un vorrei decreto, fare una... L'acqua venne assegnata tutta quanta. Sindaco, aspetti un attimo. Sindaco, sto al facendo una sintesi. Aspetti un attimo, vorrei sto facendo una un sintesi. Un discorso di carattere generale. Del sistema Terme Italia, se permette, che è la mia specializzazione professionale. Miniera, concessioni minerarie. La concessione mineraria non è la sorgente. Se io ho un appartamento, un palazzo, lo do a lei in affitto, in godimento, comunque, non le do il portone. Lei ha diritto di usare il portone, ma le do l'appartamento, la casa. Similmente, una sorgente rispetto all'acqua mineraria, al giacimento minerario, è il portone di un palazzo. Questo volevo dire, l'equivoco. Allora, secondariamente... Dovrebbe essere un po' più sintetico, perché siamo proprio in chiusura, quest'acqua, non riusciamo... Quest'acqua... Deve avere poi un riconoscimento, quest'acqua, un'autorizzazione, lo stabilimento. La cura termale deve essere il momento finale, ma ininterrotto, senza soluzione di continuità, per cui dalle viscere sacre di madre natura, scusatemi, all'uomo, non dico utente che è un brutto termine, all'uomo altrettanto sacro, non ci deve essere mano dell'uomo in un certo senso, l'acqua deve arrivare con tutti gli atti amministrativi e le leggi italiane e sarde, leggi fondamentali, non leggine da quattro soldi, prevedono e disciplinano questo. Allora, quando io sento parlare della parola terme, la parola terme è riservata per legge, la parola terme e tutti gli aggettivi termali, ipertermali, eccetera, eccetera, solo ed esclusivamente a quelle attività che nascono da una concessione mineraria a cui è seguito un riconoscimento, cui è seguito un'autorizzazione sanitaria, e da questo viene la cura termale. Fine del discorso. Ecco, sindaco, lei voleva replicare. Dico, è chiaro? Sì, molto. Abbiamo ancora la fortuna di due minuti in più che ci concedono proprio molto perché vogliamo sinteticamente. Che chiariste il innanzitutto vostro... una precisazione. E le chiedo scusa, non parlavo a lei. No, una precisazione. È molto importante questo chiarimento di carattere generale su come, funzionano le terme in Italia. Prego. Io sto visto scrivendo il codice della legge. Quindi... Visto il discorso che faceva prima il dottore in merito al funzionamento delle terme pubbliche, io voglio precisare questo onde evitare equivoci. Pubbliche. Il comune non pensa assolutamente. Le terme, il sottosuolo è pubblico, comunque. Il discorso che faceva prima, voglio precisare questo. Che avevano il comune denaro. Non ha alcuna intenzione di gestire in modo diretto le terme. Non è che facciamo noi gli imprenditori termali, assolutamente. Faremo un appalto per l'affidamento in affitto a delle imprese che gestiscano queste terme. Prima questione. La seconda, noi nel 1927 con quella legge noi avemmo la concessione perpetua per una parte e temporanea per l'altra delle sorgenti, il comune di Sardara. La concessione mineraria, parliamo sempre di concessione mineraria. Questa ci fu tolta nel 1958 per una storia, con una storia che non è ancora oggi tutta del tutto chiara. Vabbè, non possiamo chiarirla ora, tra l'altro, limitiamoci ai fatti. Nell'85 l'idroterme chiese l'estensione della concessione da 4 ettari a 22, lì fu negata. Nell'89 con un atto, secondo noi, arbitrario e illegittimo, e su questo si pronuncerà il TAR, fu assegnata tutte le sorgenti all'idroterme. Ecco, noi chiediamo che... Ecco, ma l'assegnazione venga. Chi la fece? La fece, in quel caso, un funzionario dell'assessorato
all'industria. Noi chiediamo all'assessore di revocare quella delibera e quella concessione e di dare una piccola parte dell'acqua al comune di Sarta. Bene, purtroppo non abbiamo più tempo, ma abbiamo visto un pochino quali sono le posizioni, le situazioni. Certamente c'è questo da augurarsi, che l'iniziativa imprenditoriale della dottoressa Mossa possa continuare, perché è un'iniziativa positiva che va avanti, che il Comune possa realizzare progetti di rilancio, di rilancio economico anche attraverso nuove iniziative. Già resto, questa è un'iniziativa della CEI, troverete sicuramente dei modi per evitare che ci siano dei contrasti che non servirebbero certamente a nessuno, e questo è l'augurio che vi facciamo anche da questa sede. Io ringrazio tutti i nostri ospiti, siete stati assolutamente necessari, ci avete portato delle conoscenze in fatto di terme, in fatto di legame tra cure termali e sviluppo che ignoravamo. Ringrazio soprattutto gli ospiti, che sono venuti oggi da fuori, che ci hanno onorato la loro presenza. Ringrazio gli ospiti sindaci, che spero di riavere a Sportello Impresa a fasi avanzate, di iniziative, sia per la 131 che per le altre iniziative di rilancio culturale ed economico della regione. Un augurio alla dottoressa Mossa, che è una delle poche imprenditrici, devo dire, che possiamo chiamare imprenditrice, imprenditore a tutto campo. Io ringrazio i nostri telespettatori e vi do appuntamento, come sempre, a martedì prossimo, sempre in diretta alle 21 da Sardegna.